Buonasera a tutti, qui Gabriele Bellomo di Formula 1 in generale. E niente ragazzi, il Gran Premio di Monaco si è concluso con non poche polemiche, visto e considerato che ancora i piloti Red Bull sono dalla FIA per verificare l'attraversamento o meno della linea pit. Vedremo un po' che cosa faranno. Comunque, alla fine il Gran Premio si è concluso con un boccone amaro per la Ferrari. Leclerc stava gestendo condizioni climatiche non particolarmente lineari, anzi, Leclerc comunque era in gestione e per via di una strategia Ferrari non esatta, la sua gara è stata compromessa. È stata compromessa anche la gara di Sainz per via di un doppiato, ovvero Latifi, dove ha perso 2 secondi nel giro out. Pazienza, questo è Monte Carlo, questo è Monaco e queste qua sono cose che comunque capitano. C'è poco da fare. C'è da dire però che c'è stata una prolungata esposizione di bandiere blu che non sono state rispettate dal pilota della Williams. Vincitore Perez, secondo Sainz, terzo Verstappen, quarto Leclerc. Russell, pilota costante, pilota solido. Pilota che ha dimostrato di saper essere costante. Questo è un pilota, a mio avviso, che con un'auto competitiva e vincente può dire la sua in un mondiale. Sbaglia relativamente poco, sa difendersi e sa attaccare. L'abbiamo visto in Spagna. Norris, sesto, completamente, cioè, eclissa del tutto il compagno di squadra Daniel Ricciardo. Ragazzi, è un periodo no per l'australiano. Non so onestamente quando finirà. Settimo Alonso, bene, molto meglio di Ocon. Ottavo Hamilton, ancora in difficoltà, evidente. Nono Bottas, decimo Vettel. Bottas, nono, appunti. Diciamo che mi aspettavo di più da Alfa Romeo, detto sinceramente, che è la quarta auto. A mio avviso è la quarta auto, però non so, nonostante il buon T3 a Barcellona, che di solito è molto indicativo per Monaco, l'Alfa Romeo non è riuscito a trovare la quadra in questo weekend. Comunque, ritorniamo al discorso strategie Ferrari. La Ferrari ha sbagliato completamente le strategie, aveva il margine per coprirsi. Ora, molti potrebbero dire la questione primo pilota, secondo pilota della Ferrari. Aperta e chiusa parentesi, quell'orsacchiotto non è mio. Chiusa parentesi, diciamo la questione pilota, primo pilota, seconda pilota della Ferrari. Allora, secondo me, non c'è stata una circostanza in questo Gran Premio che ha penalizzato l'uno piuttosto che l'altro. Sia stata una semplice cappellata, passatemi questo termine, del muretto. Sono cose che comunque purtroppo possono capitare. Ed è successo quello che è successo. In sostanza, Leclerc ha fatto un pit in più. È stato fatto rientrare intermedia e poi di nuovo con la slick. Per quanto mi riguarda, stando alle dichiarazioni postume del Gran Premio di Binotto, doveva direttamente mettere le slick. Perdevamo comunque, cioè la Ferrari avrebbe comunque perso l'1-2, ma quantomeno Leclerc avrebbe mantenuto la prima posizione e Verstappen sarebbe rimasto quarto. Quindi questa era comunque la situazione. C'è da dire una cosa, un plauso a tutti i piloti che comunque hanno guidato in condizioni estreme. Abbiamo visto controlli al limite di Guanyu Zhou e altri. Gasly, che è riuscito a sorpassare 2-3 auto, eccezionale, gran pilota, ha dimostrato, proprio ci ha messo del suo, nonostante comunque a Monaco sia molto difficile superare previa prestazione, cioè, a meno che non sia un'auto molto, ma molto più prestazionale. Infatti così è stato, e Gasly ha fatto il suo e ne ha approfittato. Il mondiale, per quanto riguarda la lotta mondiale Ferrari, se posso dirla mia, per quanto mi riguarda non è perso. Non è perso perché comunque il mondiale è lungo, non siamo neanche al 50%. Certo, sicuramente la Ferrari sta perdendo punti. Tra Barcellona e Monaco, Ferrari sta letteralmente perdendo punti. Questa cosa potrebbe comportare, cioè, sono due le cose che possono succedere. A fine campionato di questi 2 weekend ce ne fregheremo, se ne fregheranno i tifosi della Ferrari di questi 2 weekend e festeggeranno il mondiale tranquillamente, oppure questi 2 weekend li ricorderemo parlando di Spagna
e Monaco come il weekend per la quale si sono buttati i punti per un eventuale mondiale. Questa è la mia analisi, questo è il mio pensiero a riguardo. Tutto qui, non c'è altro da dire. Ferrari adesso si presenterà a Baku con molta fame, una pista molto difficile, una pista tecnica, ma una pista con rettilinei chilometrici di 2 km. Lì conterà il motore, l'efficienza, ma anche la trazione del settore guidato. E lì sta nella Ferrari e nella Red Bull il giusto trade-off, perché allo stato attuale sono le due scuderie che si stanno giocando questo mondiale. C'è poco da dire, Mercedes ancora è lontana. Mercedes ha recuperato dei decimi, ma gliene mancano altri. Ha preso più di un secondo in qualifica. C'è anche una questione meccanica della Mercedes, al di là della questione aerodinamica, ma anche meccanica, perché vi ricordo che i piloti si lamentavano che le sospensioni della propria autovettura, della propria monoposto, non seguivano bene i bump di Monte Carlo, dell'asfalto. Quindi non riesce ad essere particolarmente morbida questa macchina. Ovviamente morbida per gli standard della Formula 1, è chiaro, mentre Ferrari e Red Bull sono dimostrati di avere una meccanica sopraffina. Ferrari di più in trazione, Leclerc in qualifica faceva quello che voleva e avrebbe demolito il tempo dell'attuale pole. Verstappen non si è trovato a suo agio con la sua macchina, col setup, un setup troppo sottosterzante. Perez invece sì. E la Red Bull si è dimostrata migliore negli allunghi. Infatti, telemetria alla mano, negli allunghi la Red Bull ne aveva di più. Mentre invece curva 3-4 Leclerc faceva la differenza, riuscendo a tenere la farfalla sempre aperta. Cioè, diciamo che comunque Leclerc è stato sontuoso, fenomenale. Peccato che comunque il muretto Ferrari non è riuscito a trovare la quadra. Io vi saluto. Buon weekend a tutti, ci si vede a Baku per un prossimo post-gara. Qui è Gabriele Bellomo e vi saluto. Grazie per l'attenzione.